Oi! Siamo nel quartier generale dei cameraman, dove scopriremo l'inizio, l'origine della schivi di toilet. Finalmente! Scopriremo perché hanno iniziato a farsi la guerra. C'è stata un'invasione, li succiavano. Ma perché? L'origine, si chiama così l'animazione, l'origine della schivi di toilet. Quindi scopriremo sicuramente qual è l'origine di questo fenomeno. Oh, non fate che poi non succede nulla, perché mi arrabbio, Bisogna capire oggi, Oggi bisogna darci delle spiegazioni. Sicuramente c'è una crudeltà incredibile da parte delle schivi di toilet. Diciamo che i cameraman sono giustificabili, Se è così. Guarda, poi cantavano, cioè, dava fastidio questa cosa ai cameraman, perché gli faceva venire voglia di ballare, ma loro non possono, in quanto cameraman, non possono ballare. Quindi questo ballo che gli stigava, gli dava già dei problemi, gli faceva dire non gliela faccio più. Aspetta però, perché questo cameraman sta avendo tipo un crash, un blue screen. No! È impazzito, che cosa sto facendo? Però resiste, non è morto. Reggi duro, fratello, tu non puoi morire, sì. Portavoce di tutti, bravo. Sta cercando di ipnotizzarlo quello, ma lui non riesce proprio perché, secondo me, questo cameraman è resistente, no? Gli sta raccontando la storia. È la sua storia, della schivi di toilet questa. Era un bambino come un altro, capito? Gli sta spiegando da dove sono nate le schivi di toilet, quindi. E voleva diventare un DJ, ma che bel sogno! Ma la musica ribelle! E poi? No! Ci sono state le persone che gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Vedi questi qua, questi bulletti. Ah, che perdente questo tizio, che perdente! Insegniamogli la lezione! Lo ficcavano con la testa nel cesso, non me dire! No, ma magari poi faceva anche schifo come cantante, ma non per questo lo devi ficcare nel cesso, no? Vedi che brutti ceffi! Che brutti ceffi! Ah, guardate qua! Una telecamera! Una cameraman! Sicuro, ho capito! Lui va nel bagno. Ma quell'imbecille che cosa fa? Vai a vedere, Lo ficca con la testa nel cesso e nel mentre lo riprende. Una cosa orribile. Tra l'altro non posso evitare di notare che il tizio che viene ficcato nel cesso mi assomiglia un pochino. Potrei essere io la prima schivi di toilet? Spero di no. Però assomiglia un pochino. Le cuffie, la maglietta, oggi non ce l'ho arancione, però. Vedi? Lo sta filmando. Pezzo di porco, per prenderlo in giro, una roba bruttissima di bullismo, che schifo. Però spiega perché le schivi di toilet hanno quest'odio per le telecamere. Vedi che gli altri ridevano, lui lo fa vedere a tutti. Meno male che forse non c'era YouTube al momento. YouTube invece c'era. No, cazzo. No. No, i commenti terribili. No! No! Tutti che lo prendono in giro, la rabbia che fomentava nel suo cuore, posso solo immaginare, guarda. In trending addirittura, era un video popolare, porca zozza. No, ma poi ce n'era di più, hanno fatto pure il sequel. No! 1 milione di views! No! Guarda, tutti che lo prendevano in giro. Quello è uguale a lui, però, Ricciolo. Mannaggia, pure il gemello Ricciolo della scuola lo prende in giro. Marca porca. E lui si arrabbia. E ci sta, è normale. Sbatte le cuffie per terra. Non voglio fare più il gamer o il DJ, basta. Cosa vuoi fare? La toilet. Schibidi però. Non si. Ma che succede? Ma è cresciuto. È cresciuto, ha fatto altro, ha fatto l'idraulico. E chi lo va a chiamare? Lo stesso ragazzino che lo bullizzava. Quello che gli ha fatto il video. E lui lì non ci ha visto più dalla rabbia, È normale, è comprensibile. Mannaggia quel valetto. E gli dice, guarda qua, il mio cesso è otturato. Non mi dire che ce lo ficca dentro, perché sarebbe veramente orribile, No! Di nuovo, l'ha chiamato apposta per prenderlo in giro un'altra volta. Non ci posso credere. No! Orribile! Orribile! Non ho paura! Lo ha scaricato dentro! Oh, porca zozza, lo scherzo si è ritorso indietro, L'ha fatto andare dentro la toilet. Ma lui non ci muore, ma si trasforma. Che origine, non me lo sarei mai aspettato. È sopravvissuto ed è diventato tutt'uno col cesso. E ora voleva vendetta, normale, no?
ha iniziato a infuriarsi e a cantare. Questa è la parte che non si spiega, probabilmente. Però il tizio sta cercando di scaricarlo. Dovrebbe riuscirci, funziona esattamente così che si uccidono. No, invece dovresti morire. Cioè, scusami, ma sappiamo, noi siamo esperti, massimi esperti scrivitori, dovresti morire. Però forse si trasferisce in un altro cesso. Ah! Quindi quando lo scarichi non muore, viene trasferito in un altro cesso. Interessante. E viene flushato all'infinito, fa il jumpscare, inizialmente faceva così. Si divertiva a fare paura alla gente che doveva fare la pipì o la popola. Miserabile un po', vabbè, ma sai, quel trauma infantile lo ha reso cattivo. Purtroppo ha scelto, lui poteva scegliere di essere buono, però era difficile, allora si è lasciato trasportare da malvagità e... Addirittura, no, si è mangiato un vecchio. No, prendeva altri per diventare altre schive di toilet. Per unirsi a lui, vedi, le mozzicava, le tirava dentro. Avrò sempre paura di andare in bagno da ora in poi. Pensavo che fosse andata diversamente. State sempre attenti quando state per sedervi. Non si mai che esce una di queste, bagnap. E poi, giustamente, si è potenziato, no? È diventato sempre più forte, con gadget, laser, bombe, mitragliatrici, un esercito di compagni. Anche loro arrabbiati, non si sa perché. Forse perché li ha ipnotizzati, non lo so. Vedi, e ha invaso la casa. Ma allora perché non fermarsi a uccidere quello che l'ha bullizzato con la telecamera? E prendersela con tutti, invece, va? Eccolo là. Alla guerra! Al capitanamento di una piccola armata di schibidi doilet. Guarda dove saltella tronfio per la città. Però ammazza tutti. Non è giusto. Eccolo. E ora ti tocca, E ora ti tocca, guarda, gli altri lo tengono. Lui ancora con la telecamera. Vabbè, ma allora è un vizio, bro, Cioè, mettila via, hai fatto già abbastanza casino. E lo infilano anche a lui in una toilet. E quindi? Ah, lui si trasforma. Ah, perché aveva la telecamera! Quindi invece di diventare una toilet, rimane fuso alla sua stessa telecamera. E quindi rimane a essere il primo cameraman. E crea la resistenza. Urca, ma questo cambia tutto. Quindi in teoria, quelli che noi spalleggiamo e pensiamo come fossero i buoni, secondo questa teoria di origine, dovrebbero essere cattivi, perché lui è stato quello, il bullo, no? Che ha trattato male la prima schiva di toilet, ha creato tutto col suo odio. Quindi, porca zozza! Vedi, addirittura facevano gli esperimenti per potenziarli, gli altri cameraman. Trasformarli tutti in cameraman, no? Perché gli altri erano semplici simpatizzanti, ma ora sono proprio appartenenti al culto del cameraman. E mo non so più per chi spalleggiare, perché se i cameraman mi diventano i malvagi della situazione, io vorrei soltanto che esplodessero tutti questi cessi e queste telecamere e finita la guerra, no? Sarebbe meglio, rompono la città ogni volta. Guarda, lui sempre, anche lui è odioso comunque un po', non è che perché sei stato bullizzato da bambino devi rompere la città. Mi sembra un po' eccessivo. Cioè, reagisci ma in modo produttivo, non è che devi rompere. Guarda, e si arrabbia poi. E mo gli sta dicendo tutte queste cose a lui, no? Però lui dice no, non me ne frega nulla. E si arrabbiano a vicenda e... No, lo vuole rompere. Quello è potente, lui è il numero uno, è l'origine di tutto. Quindi vedi, giustamente riesce ad ammazzare. Che era questo jumpscherino? Non mi ha fatto per niente paura. Roba da matti. Boh, figo comunque. Fatemi sapere se volete vedere altre animazioni che spiegano l'origine delle cose, perché noi siamo molto curiosi. E ne è partita anche un'altra, ma non la vediamo oggi questa. Grazie per aver seguito il video. E Lion out!